E buongiorno mondo, sono le 6:30, ho già svuotato la tenda, devo solo smontarla, è bella asciutta quindi posso ritirarla in fretta, la bici è quasi pronta, tra poco mi faccio il mio solito tè con i biscotti cookie della Lidl e poi mi sposterò a Palmanova che è qua, penso neanche 20 km, così visiterò la città fortezza a forma di stella che è da tanto che avrei voluto vedere e poi oggi tappa breve, farò circa 60 km in tutto, mi fermerò a Bibbione dove ho trovato un campeggio che penso costi sulle 15 euro, 16 euro per una notte, così mi farò una bella doccia, andrò a farmi una passeggiata al mare, mi rilasserò un attimino e domattina riparto che forse incontro Fenice Bike. A dopo ragazzi. Meno di ieri che ce n'erano. Ragazzi, 7:30 e sono già in pista, direzione Palmanova, sulla ciclabile un po' scassata. Fa freschetto, ci sono 11 gradi, ma già si sta molto meglio di ieri, che quando sono partito di gradi ce n'erano 5 e quindi pedala Giappino, pedala. Sono arrivato a Palmanova, sono davanti alla Lunetta Napoleonica che fa parte praticamente della terza cerchia delle mura di Palmanova, ovvero la più esterna, credo, sì, penso sia la più esterna. E ora proverò a far volare il drone per vedere se riesco a vedere qualcosa, se riesco a riprendere qualcosa di carino. Vediamo cosa ne viene fuori. Credo che la piazza di Palmanova si chiami Piazza Grande per un motivo semplicissimo, è immensa, davvero immensa ed è esattamente il centro della stella o della ragnatela come la vede qualcuno. Ma è ora di ripartire, vado a bermi un cappuccino, per ora solo quelli del bar e poi riparto direzione mare perché ho bisogno di rilassarmi un pochino. A dopo ragazzi. Vi avevo detto che appena uscito da Palmanova avrei cercato un bar per fare colazione, la seconda colazione, e sono 10 km che pedalo e ho incontrato solo un bar chiuso e sto andando avanti e mi sta venendo fame e voglia di fare colazione. Ma è tutto così, è tutto così. Raggiungerò il paese e magari questa volta il bar è aperto. More moments later. Tranquilli, tranquilli, il bar l'ho trovato, ho fatto colazione, un'ottima brioche con la crema con un cappuccino gigante e me la sono preso comodo, ho fatto una telefonata e tanto comunque mi mancano solo 40 km a Bibione, dove mi piazzerò spero in campeggio tranquillo, tranquillo, a rilassarmi almeno un pomeriggio. Quindi si pedala, ciclabile e via verso il mare. Game on, ragazzi. Ormai 10 km a Bibione e si sente il profumo del mare, anche perché si è alzato un vento forte proprio dal mare verso l'entroterra e quindi vento contro anche oggi. Ah, ma tanto ci si riposa oggi pomeriggio, ci si riposa! Ragazzi, prima di dirigermi al campeggio ho deciso di fermarmi al ristorante Festa del Pesce di Bibione dove ho ordinato mezzo chilo di
nozze alla diavola e un branzino alla griglia e mezzo litro di vino che sono già arrivati e adesso mangio una roba. Dopo la mangiata super di pesce per soli 19,80 euro, adesso vado a fare un po' di spesa al supermercato perché questa sera bisogna risparmiare, quindi insalatina, frutta, qualcosa di leggero per questa sera, quindi dopo. Sono andato al camping Dune, che era quello che mi era stato consigliato perché è economico e carino. Era tutto pieno, quindi mi sono spostato di un campeggio indietro, sono venuto al Tridente che oltretutto è più economico, con 14 euro ho pagato questa piazzola, comprese le tasse di soggiorno. La corrente compresa, ma serviva l'adattatore, ma qualcuno l'ha dimenticato e quindi io ho già attaccato tutti i miei aggeggi elettronici e perciò siamo in regola, ragazzi. Monto la tenda, mi lavo i vestiti e cerco di andarmi a fare un bagno al mare perché me lo merito. A dopo. E finalmente, dopo aver fatto la doccia, il bucato, montato la tenda, sistemato tutte le cose nella tenda, eccomi finalmente al mare. Vi faccio vedere che sono ancora in bagnetta, ma solo perché non vorrei far vedere la mia super abbronzatura da ciclista e quindi ora poso la telecamera, tolgo la maglietta e mi faccio un bagno. Buona giornata a tutti.